Qualche mese fa ho ricevuto il gradito invito dall'amministrazione comunale di Argenta, appunto per cercare di concepire insieme un percorso che ci accompagnasse fino alla celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. L'idea è stata quella, in realtà, che fosse un momento di coinvolgimento complessivo della comunità argentana e quindi che non si risolvesse unicamente nel momento conclusivo, che pure è stato importante questa sera, questo 16 marzo 2011, appunto la notte tricolore. In realtà c'è stata una fase molto lunga di preparazione e che ha visti come primi protagonisti i ragazzi delle scuole medie. Perché i ragazzi? Perché celebrare un evento così importante, collocato nel passato, rischia veramente di indicare alle persone unicamente di guardare indietro. Per noi è stato fondamentale guardare in avanti ed era molto importante lavorare quindi con le nuove generazioni, ma soprattutto cercare di avere da loro non tanto delle risposte, ma piuttosto delle domande, anche noi adulti che guardiamo loro giovani, appunto rispetto a che cosa sia l'unità oggi, l'unità nazionale, ma anche il concetto stesso di unità. Da qui quindi questi due percorsi, un percorso fotografico fatto con una classe e naturalmente la presenza di una fotografa professionista. Qui abbiamo accanto i lavori dei ragazzi, i frammenti, 150 frammenti che appunto hanno realizzato gli allievi di questa classe nel corso di questo laboratorio tenuto da Beatrice Pavasini. Abbiamo fatto un lavoro in collaborazione con la scuola media e la mostra quindi è composta di una parte di fotografie che ho realizzato io e una parte di fotografie che hanno realizzato i ragazzi in seguito a un laboratorio fotografico che abbiamo fatto all'interno della scuola. Sono foto di ragazzi di 12 anni, per cui hanno fotografato con telefonini, macchine digitali compatte, con pochissime nozioni tecniche, ma nozioni più sullo sguardo, su come guardare le cose, come guardare la loro realtà con un altro punto di vista. Questa fotografia è il sunto di tutto il racconto fotografico che abbiamo fatto sia con i ragazzi e del percorso fotografico che ho fatto io. Al termine del lavoro abbiamo chiesto ai ragazzi di scrivere sulla lavagna una parola, una ciascuno, che fosse il significato per loro di unità. E questo è il risultato. Questo ragazzo ha scritto la sua parola per ultimo, per cui la lavagna rappresenta come vedono l'unità i ragazzi di 12 anni di questa classe. E naturalmente accanto un percorso teatrale affidato anche questo a dei professionisti in stabile Urga, Federico Toso in particolare, che ha curato un altro laboratorio, questa volta appunto teatrale, rivolto a ben 5 classi delle scuole medie. Naturalmente attivare i ragazzi significa a pioggia, attivare le famiglie e poi attivare l'intera cittadinanza quando un occhio esterno di una fotografa che prima poco o nulla sapeva di Argenta, certo la conosceva, ne conosceva l'esistenza, ma non ne conosceva la storia, si è messa a ricercare proprio a partire da questi frammenti, dagli stimoli cioè dei ragazzi e pian piano, parlando con le persone, raccogliere quei frammenti e raccontare la storia di Argenta per immagini, a partire appunto da quel 1861 e dintorni. Analogamente nel percorso teatrale è stato molto importante la ricerca dei ragazzi stessi, i testi che hanno interpretato in questo percorso itinerante, poi ce lo dirà probabilmente meglio lo stesso Federico Toso, sono tutti frutto appunto dei ragazzi. Con i ragazzi come abbiamo lavorato? Con i ragazzi abbiamo avuto pochi incontri, infatti sarà una delle cose di cui parliamo, ci sarebbe piaciuto fare un percorso molto più lungo con loro per permettere ai ragazzi di fare un percorso anche di consapevolezza di quello che stavano facendo. L'hanno fatto però molto veloce. Come l'hanno fatto? Abbiamo fatto di 5 classi, abbiamo diviso in 3 gruppi, io ho incontrato i gruppi 2 volte e ogni gruppo lavorava su un tema.
il federalismo, la Costituzione e la scuola. Ha per regola l'uguaglianza, la libertà. Tutto questo abbiamo aggiunto quelle che sono altre cose che sono importanti nel teatro di strada, come ad esempio l'utilizzo di canti, l'utilizzo di sequenze che possono essere coreografie, ma possono essere azioni, e montando tutto poi in 2 giorni, che sono stati lunedì e martedì scorso, direttamente nello spazio fisico, perché questo è il teatro di strada, ha bisogno assolutamente che l'azione vada a conoscenza dello spazio. Tutto questo in poco tempo, i ragazzi sono stati bravissimi, con tutto che appunto il teatro è un'esperienza in cui bisogna liberare certi blocchi e poi però bisogna andare a controllare questa liberazione, perché altrimenti diventa una cosa ingestibile. Però devo dire che sono molto contento del lavoro fatto e degli insegnanti con gli allievi e degli allievi che hanno risposto molto bene. Per la celebrazione di questo anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia abbiamo deciso di organizzare autonomamente come studenti un'assemblea autogestita in cui sono state affrontate diverse tematiche relative all'Unità d'Italia, in cui 7 dei nostri insegnanti si sono resi disponibili per tenere delle conferenze a tema sull'Unità d'Italia, appunto. È stata un'esperienza molto importante, nuova per la nostra scuola, che secondo me è stata estremamente positiva, anche dal momento che la partecipazione è stata volontaria e molto costruttiva. Credo quindi che per una giornata di questa importanza, ma non solo in una giornata come questa, bisogna ricordarsi che essere italiani vuol dire essere partecipi di quei valori, di quella cultura che la nostra Costituzione contiene. E non va studiata solo oggi perché si celebra questa importante ricorrenza. È un qualcosa che dovrebbe essere insegnata nelle scuole e non viene praticamente più fatto dal momento che la materia di diritto è stata abolita dalla riforma. È importante però che ognuno di noi, come italiani e come cittadini, ci preoccupiamo di studiare e approfondire la Costituzione, che appunto è la base della nostra cultura e dei nostri valori. Credo che questo veramente per la città di Argenta sia stato un momento importante, ripeto, non soltanto per questa notte, ma per tutto quello che questa notte e i preparativi di questa notte tricolore hanno saputo generare nell'intera popolazione.